C'è da dire che poteva andare peggio. Poteva sicuramente andare peggio questo inizio di partita. Ma non solo. In realtà questi due episodi, perché li abbiamo visti insieme, l'episodio 5 e l'episodio 6, dato che, per chi non lo sapesse, settimana scorsa a Lucca Comics non ci sono stato. Vi devo dire, la cosa che mi ha veramente stupito di Blue Lock è come le parti migliori, cioè quelle che ritengo effettivamente meglio gestite, che riescono a metterti hype e sono effettivamente ben fatte, con dialoghi interessanti, colpi di scena anche a tratti fighi e comunque una qualità buona, sono tutte le parti dove non giocano a calcio. Purtroppo, nel momento in cui iniziano a praticare il gioco del pallone, Blue Lock va a puttane, perché non riesce minimamente a tenere il passo, non riesce minimamente a mostrarti un gioco degno di questo nome, perché fa purtroppo tutto abbastanza cagare. Quindi, di questi due episodi che abbiamo visto oggi, il 5 e il 6, il 5 mi è piaciuto e lo ritengo anche, penso, uno dei migliori episodi di questa stagione, perché è fatto bene. Non ci sono momenti in cui serve che si muovono più di tanto. C'è qualche colpo di scena, tipo il fatto che Shido fa parte adesso della nazionale Under 20. E quindi un bel episodio, anche il fatto che Isagi, anche nel momento in cui rivelano chi farà parte dell'11 titolare del Blue Lock, quando conosciamo il capitano della nazionale Under 20, Oliver Haiku, cioè ci stanno delle parti fighe, quindi questo unito, poi c'è anche il discorso sul flow, vabbè, questo unito al fatto che comunque l'episodio era non era brutto da vedere, si capiva tutto, era abbastanza figo. E questo qua è che metteva molto abbastanza hype per la partita. Questo qua è il migliore episodio, cioè forse il secondo migliore episodio di questa stagione, dopo il primo. Il primo mi pare che anche là non giocano molto. Il problema di Block, come ho detto, arriva nel momento in cui giocano. Perché l'episodio 6, grande palcoscenico, quando inizia lo scontro con l'Under 20. Ora, per più di metà episodio è una roba abbastanza tranquilla, più o meno segue la scia dello scorso. Mi avete detto che tutta la parte in cui presentano lo stadio e fanno vedere tutte le persone che salgono sugli spalti, fanno le foto con i cartonati, prendono da bere, è tutto anime original. E questa cosa mi è piaciuta perché effettivamente serve a creare atmosfera, serve a farti entrare nel gioco, a farti entrare un po' proprio nella partita che stanno per, come se tu fossi un tifoso che stai per osservare questa partita, quindi ti fanno vedere un po'. Cioè, serve a mettere hype, a costruire bene questo scontro tra il Blue Lock e l'Under 20. Se non fosse che purtroppo, io come ho detto, speravo, così come anche altri di voi dicevano, ah, se si sono tenuti il budget, ma non vi preoccupate che l'Under 20 andrà bene. Non sembra cambiato niente. Ok, magari fa un po' meno schifo del secondo episodio, questo inizio di partita, ma non sembra cambiato praticamente niente. Tutti primi piani sui personaggi, un po' di CGI qua e là, la palla che ogni tanto fa movimenti strani, le solite cose, le solite cose. Quindi fermi immagine come se piovessero. Quindi questo inizio di scontro con l'Under 20 non è stato orribile. Secondo gli standard di Blue Lock, ci sono stati episodi peggiori. Semplicemente abbiamo visto quanto? 3 minuti di partita? 5 minuti di partita? Una cosa del genere. 5 minuti di partita con parecchi fermi immagine e cose varie. Ok, quindi ci sta. Il fatto è che io dai prossimi episodi non mi aspetto niente di particolarmente bello. Al massimo, come ha detto Andrea, faranno i gol, i momenti in cui segnano, magari saranno fatti un po' meglio, ma nel complesso, secondo me, questa partita, nonostante la parte più importante di questa seconda stagione, farà cagare così come hanno fatto cagare gli altri episodi di questa stagione. Quindi io credo comunque che sarà un flop, sarà proprio un grande, grande flop Blue Lock. Soprattutto perché, ripeto, avessero fatto questo episodio diverso dagli altri, vi dicevo, vabbè, dai, magari allora pure i prossimi. Ma questo qua, ragazzi, sembra più o meno sullo stesso livello degli altri, quindi non ci siamo proprio, non ci siamo proprio. Poi, se a questo ci unisci, purtroppo, determinate cose che a me mi cringiano. Cioè, purtroppo siamo arrivati a un punto in cui sono proprio robe cringe. Facciamo un elenco. In primis, nello scorso episodio, che è l'episodio che mi è piaciuto, penso, di più fino ad ora, il fatto che hanno imprigionato Shido con le telecamere in una gabbia per pazzoidi, bloccato ad una sedia con la camicia di forza e la maschera tipo di Hannibal Lecter solo perché ha provato a colpire un giocatore. Cioè, ok, va bene. Nel senso,
serve per creare questa bella atmosfera di follia, cioè di far capire che è un mostro, è forti, è proprio un animale che deve essere tenuto in gabbia, però un po' troppo. Così come se a questo ci vogliamo, cioè è figa questa scena per carità, però potevano pure, è un po' too much. Cioè a me sembra che in queste scene si sfora un po' quello che dovrebbe essere la norma per fare una scena figa, si va un po' oltre e la scena da figa diventa un po' ridicola. E questo è il problema, determinate scene diventano ridicole. Così come nell'episodio 6, io purtroppo sono arrivato a un punto in cui quando i personaggi si fermano, cioè mi urta, cioè quando i personaggi si fermano e si parlano tra di loro mi urta veramente tanto. E tipo quando qua ci sta Bashira che sta dribblando il difensore, si fermano e si mettono a parlare. Ah, non mi supererai, vediamo cosa sai fare. Nessun problema, guarda cosa ti mostro. Tutte cose così, si fermano e si dicono queste due stronzate, queste due battutine. Pensate, cioè lo so, sembrano irrealistiche queste robe. Cioè, ma magari parlatene dopo, cioè, non lo so, fateci vedere i pensieri di un personaggio, però farceli fermare e fargli fare le chiacchierate ogni volta, qua è il meno peggio, però altre volte si mettono a fare proprio le chiacchierate lunghe mentre si scontrano, un po' too much. E poi per finire, vabbè, la roba del guardi e ladri, non ti permetterò di rubare gol, ladruncolo, e Isagi, provaci, sbirro, faresti meglio a tenermi al guinzaglio. Cioè, non lo so, sono cose fighe queste? Cioè, sono interazioni che ti fanno dire, ah, figata, a me cringiano da morire. Non ti farò segnare, ladruncolo, non ti farò rubare gol, ladruncolo. Faresti meglio a tenermi al guinzaglio, birboncello. Madonna santissima, ragazzi, cioè, mi voglio sparare in bocca, per favore, evitate, un po' troppo. Cioè, mi sembra che veramente ogni tanto esagerano proprio nel dire ste frasi. Esagerano proprio, diventano proprio cringe, per favore, basta, giocate una partita di pallone un po' più normale. E se vogliamo dire un'ultima cosa, che non è una roba per forza di cose cringe, ma comunque è una roba leggermente fastidiosa di Blue Lock, che sta invece nello scorso episodio, il voler spiegare cose semplici facendole passare come le scoperte della vita. Nello scorso episodio, quando Ego spiega del flow, che sarebbe la concentrazione, è bellissimo che nessuno sembra conoscere questa cosa. Tutti fanno il flow? Isagi, no, devo adottare questa tecnica, devo impadronirmi del flow per vincere la partita. E fa la stessa, questo discorso l'hanno fatto nella prima stagione per il tiro al volo, il passaggio, la percezione spaziale, che semplicemente vuol dire capire dove stanno le persone. Cioè, tirano fuori questi concetti che di base sono semplici e li fanno passare come la scoperta della vita. Il flow, il concentrarsi, oh mio Dio, ho scoperto! Un po' troppo. Questa cosa in particolare, questa ultima cosa che vi ho detto, non è che mi ha dato chissà quanto fastidio, perché l'hanno già fatta molte volte, però a sto punto abbiamo parlato di robe che non mi piacciono troppo, esagerano, alcune volte esagerano un po' troppo nelle cose che si dicono, e quello vabbè, e questa, a sto punto, come postilla ce la metterei, che... Cioè, ci sta, per carità, tirare fuori discorsi di questo tipo, però sembra ogni volta che tutti cascano dal pero. Cioè, ogni volta, appena nominano un qualcosa di abbastanza banale, oddio, esiste questa cosa, non lo sapevo, incredibile. Un po' too much. Quindi, secondo me, è proprio una questione di esagerazione. Esagerano alcune cose dove non ce ne sarebbe bisogno, e quindi diventa ridicola la scena, e ne esagerano altre che sono veramente delle cose molto molto semplici, molto stupide, e quindi tu dici, ah, vabbè, ok, non c'era bisogno, ma va bene. Quindi queste sono due riflessioni che mi sono venute mentre vedevamo questi episodi. Indubbiamente il quinto è bello, come ho detto. Questo no, cioè questo, per carità, non è brutto, non è bruttissimo, però si poteva fare un po' meglio. Se non ci fosse stata la roba di guardie e ladri, guinzaglio e altre cose, mi sarebbe garbato un po' di... mi avrebbe gasato un po' di più questa parte. Sinceramente la spiegazione del flow mi è sembrata sensata e anche interessante. Quello sì, ma ripeto, cioè, a me, no, ma anche a me non è dispiaciuta, però è per dirti, è per dirvi che questo discorso delle spiegazioni l'hanno già fatto altre volte. E ogni volta che lo fanno, perché in realtà anche il discorso del flow
È un discorso interessante, ve l'ho detto pure io, cioè è una cosa attuale, ci possiamo immedesimare in quello che hanno detto perché è effettivamente una cosa che succede, ma la trattano come avessero scoperto l'acqua calda, cioè come avessero scoperto la cura per il cancro. E questo che è un po' eccessivo, però come ho detto non mi ha dato tanto fastidio nell'episodio 5, è più che anche nelle altre stagioni facevano questa cosa. Secondo me non ce n'è tanto bisogno, è questo il fatto, non c'è tanto bisogno di tirar fuori sti spiegoni e ste cose su concetti abbastanza banali, potrebbero farlo su cose anche un po' più interessanti, su degli schemi d'attacco, dei tipi di gioco, di tiri particolari che effettivamente sono molto difficili, molto strani. Alla fine, come ho detto, ogni volta che fanno questi discorsi con Ego, sono cose abbastanza basic. Infatti bastava che lo chiudevano in una stanza o se proprio volevano esagerare facevano vedere che l'avevano legato al letto. Sì, l'hanno, come ho detto, è perché Blue Lock deve fare le cose esagerate, perché oh mio Dio l'hanno legato, è troppo potente, un mostro, un animale, e i ragazzini si esaltano. Cioè va bene, cioè va bene che mi fai delle cose un po' eccessive, alla fine è un anime, mica è un documentario sul calcio, però come ho detto, secondo me alcune volte fanno un po' troppo. Il fatto è che questo episodio è sempre una sequenza di fermi immagine che si susseguono e le uniche azioni animate sono un po' di CGI che fa. Ah, tra l'altro voglio vedere quando arrivano in campo, perché io vi giuro non l'ho visto, stavo leggendo la chat, non ho visto quando entrano in campo i giocatori, perché mi avevi detto che è abbastanza brutto. Ma non è vero che è brutto, dai. Dai, guarda qua. Dai, mica è brutto. Dai, mi sembra una. Dai. Mica è brutto, ma mica è brutto. Nah, se è questa, avete un po' esagerato qua. Nah, non è niente di che, dai, ma cioè, fanno bene. Questa CGI va benissimo, stanno solo camminando. Non è un grosso problema. Quindi, come ho detto, secondo me, cioè, dovevano sicuramente fare di meglio in questo episodio in particolare, ma essendo che alla fine la partita si è visto poco e niente, non mi sento di dare un votaccio neanche a questo episodio. Quindi, secondo me risaliamo abbastanza, semplicemente come ho detto perché hanno giocato poco. Se nel prossimo episodio giocheranno tutto l'episodio e tutto l'episodio sarà pieno di fermi immagine, CGI, PNG che si muovono a cazzo di cane, e lì ovviamente non è che si può fare molto. Però per dirvi, al quinto episodio io gli darei tranquillamente un 7 meno o un 6 e mezzo, una cosa del genere, però come ho detto più o meno sul primo episodio. È un bel episodio il quinto, mentre a questo sesto episodio non è magari una sufficienza piena, ma 5 e mezzo. 5 e mezzo secondo me ci può stare per il sesto episodio. O al limite 6 meno, una cosa del genere. Quindi sì, secondo me si è un po' rialzato dopo questa sequela di episodi orripilanti. Però vediamo nei prossimi che farà. Ma sapete cosa? Pure 6 meno, 6 meno. 7 meno al quinto e 6 meno al sesto. Nel manga non dà fastidio perché è una sola immagine, non ti rendi conto che il tempo passa anche nella partita. Lo so. Infatti, il fatto di voler fare tale e quale il manga nell'anime è fastidioso, perché quando i personaggi si fermano mentre stanno giocando e si mettono a parlare, nell'anime non ha un cazzo di senso. Nel manga non ti accorgi che il tempo si è fermato, è molto più sensato, quindi non riescono proprio ad adattarlo, cioè. Non sono proprio in grado, non sanno fare il loro mestiere. 8 bit, cambia mestiere, non sei proprio in grado. Cioè, anche su una cosa basilare come questa, che avrebbero potuto risolvere in millemila modi, come ad esempio facendole apparire come dei pensieri, invece di far parlare i personaggi in campo, potevano far sentire solamente i pensieri, cambiare i discorsi che facevano, farli parlare dopo un'azione o quando la palla era uscita fuori. Cioè, potevano trovare altri modi, e invece, per pigrizia, hanno adattato pari pari il manga. E pari pari hanno messo tutto tale e quale, nonostante in un adattamento queste cose le dovresti risolvere, le dovresti rendere un po' meglio. Quindi vabbè, ma è inutile parlare mo dell'adattamento di Blue Lock, lo sappiamo che non hanno fatto un ottimo lavoro. Bastava fare sta scena bene, invece no, impossibile per 8 bit. NFL è carino, carino, fa vedere. Ok, qua è quando entrano in campo. Sì, perché non fanno. Vabbè, questo è l'equivalente, è questo. L'equivalente di questa scena è questa. Con la palla in mezzo. Non è proprio bellissima, eh. Cioè, qua avrebbe reso decisamente meglio. Con la palla in mezzo. E poi dopo Isagi e fa wow. Però, sì, cioè, vabbè, ma ripeto.
Questo è l'equivalente. Isaki che si guarda intorno. Però sì, non è. Un po' di CGI dei piedi, giustamente. Basta, basta. Non è minimamente questo. E che vi devo dire? Ma è ovvio. Cioè, è proprio ovvio che il manga sia molto meglio in questo caso. Non c'è neanche bisogno di pensarci a questa cosa.